Quarta edizione del premio Dino e Oddo Pedrini, riservato alle eccellenze nella sanità. Chi sono i premiati? Quest'anno, come sempre, quarta edizione di questo premio in memoria di Dino e Oddo Pedrini, due imprenditori che hanno fatto la storia della nostra città, sia dal punto di vista fortemente operativo, di costruzioni, eccetera, ma anche e soprattutto in virtù del loro impegno a supporto di quanti nell'ambito medico e sanitario si sono impegnati e hanno cercato appunto di emergere. Quest'anno ci dedicheremo, come sempre, a premiare, a riconoscere le migliori tesi di laurea in infermieristica per quanto riguarda l'Università di Tor Vergata, la sede di Ostia. Daremo dei riconoscimenti alle cosiddette glorie mediche di Ostia, cioè dei colleghi che abitano od operano nel nostro territorio cercando di dare soprattutto appunto risalto alla nostra città, cosa di cui obiettivamente ne abbiamo bisogno negli ultimi tempi. E un riconoscimento fattivo alle associazioni, ad alcune delle associazioni di volontariato che operano sempre nel nostro territorio. Chi sono i premiati? Questi riconoscimenti a chi vanno? Allora, per quanto riguarda le glorie mediche, abbiamo scelto due cardiologi e due oncologi. I cardiologi sono il professor Francesco Versaci e il professor Furio Colivicchi, rispettivamente primario di cardiologia all'ospedale di Latina e al San Filippo Neri di Roma, ma che comunque vivono e abitano nel nostro municipio. Dal punto di vista oncologico abbiamo premiato la dottoressa Noviello dell'ospedale Grassi e la dottoressa Ferrone, che si dedicano appunto ad un'attività di volontariato appunto nell'ambito dell'assistenza ai pazienti oncologici. Riconoscimento è andato all'attività svolta dalla dottoressa Maria Rita Noviello relativamente al polo oncologico di Ostia. Che reazioni ha rispetto a questo riconoscimento? Ah beh, credo sia molto importante non soltanto perché a me, io credo che sia un riconoscimento ad una modalità assistenziale, che è quella di non dividere la malattia dal malato e quindi di cercare di capire che la malattia oncologica non è soltanto un evento biologico, ma anche un evento sociale, un evento umano, un evento direi spirituale, e quindi la nuova oncologia, l'oncologia moderna sta andando in questa direzione, cioè cercando di dare una, come dire, una cura completa al malato e anche ai suoi familiari, che io chiamo copazienti, per quanto chiaramente siano interessati al dolore che la malattia oncologica in tutte le sue fasi procura.